Amici di Diretta Sport, buon pomeriggio dal Palacone di Cagliari per assistere alla seconda giornata del campionato di Serie A2 di Futsal, girone A tra la 360 GG Futsal e il Città di Sestu. Con la maglia numero 5 l'ex di turno Giulio Mura, mentre il calcio d'avvio è per il Città di Sestu. È la volta di Mura con il sinistro, pecca la palla in profondità per Bruno Serpa, ancora Mura a rimorchio, la conclusione con il sinistro non fischiato dalla direttore di gara. Adesso riparte ancora Mura, palla sul secondo palo, arriva in scivolata Murga, mentre come detto Alan Patrick di Oliveira è fuori per squalifica. È lui che chiama il movimento, lancio lungo, ancora Ramada però la rimette in mezzo dove c'è Murga che calcia alla risposta di Muscas della formazione sestese, Francesco Agus. Adesso la palla in mezzo, Pau non ci arriva. Parte Lucas Braga, Musca raccorcia la distanza, pallone fuori da Ramada. Adesso Bruno Serpa prova il sinistro e c'è il gol del 360 GG Futsal con il capitano Bruno Serpa. Con la Serpa si accentra, prova lui il destro, calcio d'angolo, movimento, pallone per il numero 11 Bueno, la risposta di Filò. Mura la mette giù, pallone giocato dentro, c'è la deviazione sulla conclusione di Braga. Adesso Braga con la destro, pallone che termina sul fondo. E adesso c'è il grande intervento di Muscas e poi completa il quintetto Cáceres. Adesso Murroni, palla dentro, Braga, c'è il tocco dentro, questa volta c'è il fischio di De Zogus e il rosso. È il rosso per Renan. Braga. Ancora Braga, palla sul secondo palo dove c'è Pau che a porta vuota supera per il 3-0. Tutto Bueno. Francini, lancio lungo di testa, Francini non riesce. Adesso Ramada, poi c'è il tocco di Serpa, palla deviata in calcio d'angolo. Palla messa dentro, Cau a botta sicura, la risposta di pallone fuori, Ramada col destro, la piazza. Si abbassa Mura di prima intenzione per Serpa, arriva il rimorchio Pau, prova il sinistro, pallone alto. Adesso Casu, palla intercettata, rimane là Bruno Serpa, si gira col destro, scheggia. Ancora fuori laterale. Bruno Serpa calcia sul primo palo, pallone Ennas, palla dentro per Braga, si gira molto bene Braga, anzi per Trincas, il passaggio di Trincas che poi va a recuperare palla, riparte il Città di Sestu per due volte. Trincas sbaglia clamorosamente un 3 contro 1, mentre a Trincas manca Dazzini. Adesso conclusione Bueno col sinistro, palla recuperata da Filoppo di prima intenzione, Serpa al volo, la conclusione di Cáceres, la risposta da parte della difesa del 360 GG Futsal che poi va alla conclusione in ripartenza con Pau. Perde lui invece il pallone in questo momento, la conclusione poi di Braga. Adesso movimento, conclusione dalla distanza di Ramada, si avvicina all'area di rigore il Città di Sestu, la girata di Francini deviata, arriva il fischio, parte Casu col sinistro, Filò gli si fa incontro, il palo a dire di no alla conclusione, palla dentro Azzeni, ma la rimette fuori, ma termina qui l'incontro con la vittoria per 3-0 della formazione padrona di casa del 360 GG Futsal contro il Città di Sestu.